Amici sportivi, pugni chiusi e pronti alla rissa, sta per cominciare una nuova puntata di WWE Raw. Una puntata di Raw che vede Goldberg nuovo campione universale, visto che The Man ha sconfitto Kevin Owens in meno di 22 secondi. L'ultima cintura pesante precedente a questa risale al 21 settembre 2003 ad Unforgiven, quando Goldberg sconfisse Triple H mettendo addirittura in palio e in gioco la sua carriera. In quella circostanza The Man si portò a casa il World Heavyweight Title e tra i due successi, cioè tra quello che vi ho appena raccontato e quello di pochi giorni fa, sono passati, pensate, 4914 giorni. Se c'è stato il cambio della guardia per quanto riguarda il titolo universale, invece tutto immutato per quanto riguarda il titolo femminile di Raw, con l'incredibile Bayley che è riuscita a sconfiggere in pay-per-view Charlotte, anche se ci sono alcune polemiche, visto che Sasha Banks ancora una volta è rimasta coinvolta ed ha aiutato la ragazza abbracciosa a trionfare. E allora ecco qualche curiosità su Bayley. Nei videogiochi WWE il suo alter ego più frequentemente selezionato è proprio l'attuale campione universale Goldberg. La ragazza da giovane andava, oltre agli eventi WWE, anche a tutte le firme, autografi, firme libri, firme CD, sulle quali riusciva in qualche modo a immettersi. Quella più famosa è quella con John Cena, ma lei è stata anche ad incontrare Rey Mysterio, Edge e Victoria, tra gli altri. E nel suo nome d'arte c'è la parola Bay, e se ci fate caso è un tributo un pochino nascosto, ma alla luce del sole, alla Bay Area della California, che è dove è cresciuta e dove ha mosso i primi passi nel mondo del wrestling professionistico. Durante questa puntata di Raw scopriremo dalla viva voce di Seth Rollins quali sono le sue reali condizioni in vista di WrestleMania. E poi, per finire, ultimo ma non ultimo, Neville difende il titolo dei pesi leggeri contro Rich Swann. Tra poco si parte WWE Raw qui su Sky Sport. Yeah!